No, io credo che comunque in generale la squadra abbia fatto una bella prestazione. Diciamo che il primo tempo è stato un po' a ritmi blandi, però nel secondo tempo eravamo partiti molto bene. Poi il gol loro, diciamo che è arrivato nel momento in cui stavamo spingendo di più e ci è dispiaciuto perché comunque stavamo prendendo in mano la partita e stavamo iniziando a spingere. Poi comunque siamo stati bravi a non abbatterci e a continuare su quella strada. L'abbiamo pareggiata e poi nel finale abbiamo cercato di vincerla, però non ci siamo riusciti. Marco, terzino sinistro, oggi un ruolo che tu facevi primo anno di Teramo, prima che poi Vivarini passò al 3-5-2. Chiaramente non hai come caratteristiche quelle di spingere sulla fascia. Cosa ti aveva chiesto Pillon prima della partita? Ma no, il mister è già da qualche settimana che mi provava in quella posizione. Io comunque mi metto sempre a disposizione del gruppo e cerco di dare il meglio. So che comunque non sono un terzino di quelle qualità, però io cerco di dare il massimo per la mia squadra. Cosa ti aveva chiesto oggi? Ah, mi aveva chiesto di difendere il più possibile e poi comunque nelle ripartenze di cercare di dare una mano a Mirko Antonucci, comunque di lasciarlo solo nell'uno contro uno, però all'occorrenza comunque di stargli sempre in appoggio perché, e infatti poi si è visto perché comunque ho messo abbastanza cross in mezzo, però io credo che in generale abbiamo fatto una buona partita. Buona partita, però Marco, diciamo anche una cosa, in 90 minuti Pescara non ha tirato una volta, ma che dico una volta nello specchio della porta del Cosenza, un po' poco per una partita a casalinga contro una formazione che organico alla mano dovrebbe essere alla portata del Pescara. Ah sì, però sicuramente se avete visto la partita non è stata una partita facile, comunque è stata una partita combattuta sulle seconde palle, comunque abbiamo lottato fino all'ultimo, abbiamo cercato di creare qualcosa, però non tutte le partite sicuramente vanno sempre bene come vogliamo noi, siamo una squadra che comunque abbiamo saputo adattarci e non era una partita facile, poteva andare anche peggio, però noi abbiamo cercato di vincere come tutte le partite. Il mister ci aveva chiesto proprio questo, di giocare il nostro gioco e di cercare di vincerla con la testa, però non dovevamo subito perdere la testa, magari come è successo a Cittadella che abbiamo preso il primo gol e poi comunque è finita che abbiamo perso. Quindi noi siamo stati, oggi penso che c'è stata una bella risposta da parte di tutta la squadra, perché comunque anche se abbiamo preso gol l'abbiamo riaperta e poi abbiamo cercato di vincerla. Marco, che è successo agli ultimi secondi della partita? Perché su Mungo c'è stata anche un po' di preoccupazione in panchina. No, vabbè, ci siamo, diciamo, abbiamo avuto un contatto spalla a spalla e è finito nella panchina, però non è stato fatto apposta. Comunque ci siamo subito chiesti scusa, per fortuna non si è fatto nulla, però spero per Chiedo lui. un'ultima cosa da parte mia, perché il presidente Sebastiani però ai nostri microfoni non era per niente contento, soprattutto nel primo tempo. Ha usato un termine forte, ha detto non ho visto il primo tempo perché mi sono addormentato. Fa bene perché il presidente è uno che da noi vuole molto ed è giusto che sia così. Noi però comunque siamo sulla nostra strada perché siamo sempre lì e ci mancano 8 finali. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita perché questa ormai è finita, non possiamo piangerci addosso, diciamo così. Dobbiamo preparare la prossima partita perché credo che sia una delle partite più importanti del campionato che ci dirà davvero quest'anno cosa può fare il Pescara. Ora arriva questa sosta, probabilmente nel momento migliore, nel senso che ci sarà la possibilità di recuperare qualche giocatore, ma anche di ricaricare le pile, perché la squadra questa sera è apparsa piuttosto scarica. Ma diciamo che comunque molti giocatori hanno affrontato tante partite di fila con anche dei infrasetti banali, non hanno saltato una partita, quindi io penso che questi giorni comunque serviranno per riposarci, per recuperare molto, bisogna far vita sana perché comunque, ripeto, andiamo a affrontare una partita, una delle più importanti del campionato, il mister comunque penso che già ce lo dirà nei prossimi giorni. Per me è la partita che ci dirà davvero il Pescara se può andare in Però non Serie bisognerà sicuramente giocare come questa sera. A. No, sicuramente no, però bisogna adeguarsi, non sempre le partite vanno come vogliamo noi e dobbiamo fare il massimo per vincere.